e dell'avantiere notte, l'altra disgrazia così forte per quella famiglia, dove la polizia ancora una volta ha usato la mano pesante, pesantissima, tanto da farlo morire. Noi dobbiamo denunciare questi torti che subiamo, noi dobbiamo avere la forza di non arrenderci, di non credere solo ed esclusivamente a tutto ciò che le televisioni di Stato fanno passare, ma andare a cercare la controinformazione, andare a vedere e a parlare con chi quelle cose le ha vissute in prima persona. E non a caso qui c'è un ragazzo che quella sera era insieme a mio figlio e vi racconterà lui di persona come sono andate veramente le cose. Ormai il copione la polizia ce l'ha scritto, infatti quando ho sentito la notizia di Michele, la rissa tra balordi. La prima cosa che sanno dire è una rissa tra balordi, la prima cosa che sanno per giustificarsi, siamo stati costretti a usare la forza. Ma perché? Perché era ubriacone, ma anche ammesso non concesso che uno è un ubriacone, vuol dire ammazzare di botte. Cioè se uno commette qualche reato, al limite lo ammanetti, lo porti in una questura, gli fai un processo, ma non l'ammazzi. Non si deve ammazzare nessuno, non è con quella violenza che educhi le persone, ammesso che c'era bisogno di educarla questa persona. Quindi noi dobbiamo avere la forza di reagire.